Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Spyro. Allora gente, l'ultimo livello che abbiamo fatto è stato un po' un cavolo di casino ed è uno di quei livelli in cui si deve volare, devi fare tante piroette, tante cose diverse che effettivamente sono state un filino problematiche. Adesso quello che devo considerare è che effettivamente quello che dovremmo fare è cercare il completismo in live, come abbiamo detto tante altre volte, ok? Il punto è che delle volte ovviamente un po' mi perdo all'interno dei meandri di quello che voglio fare e finisco per perdere del tempo qui, per esempio a volo notturno, posto in cui siamo stati l'ultima volta, per cercare di completare le cose subito. Un po' è giusto farlo secondo me perché effettivamente... Oh no, il tipo con l'uovo un'altra volta. Un po' è giusto farlo secondo me perché non bisogna tornare indietro troppe volte, però... Ben fatto, Spyro. Continua così e porterai a compimento il tuo destino. Destino? Ma io voglio solo prendere a calci... Arrostisci quei nemici e raccogli i tesori. Grande, l'ho preso subito. Ok, ok. Arrivargli vicino in salto effettivamente lo fa partire un po' in ritardo, quindi mi sa che è una cosa che dovrò applicare abbastanza spesso. Ho già trovato una chiave, molto bene, ma non ho ancora trovato il scrigno per usarlo. Wow, attenzione. Allora, un attimo. Con pazienza andiamo prima qui. Prendiamo queste gemmine, attenzione a non cascare di sotto come un pollo. E dobbiamo andare sicuramente qui. Perfetto. Allora, qui... Ehi, ah però. Ok. Se Dio vuole, con questo abbiamo finito. Sono quasi certo che non saranno tutte però le gemme, purtroppo. E invece sì. Perfetto. Livello completato 100%, il che è una ottima cosa. Adesso però... mi sa che è il momento di andare nel prossimo mondo. Wow, ecco qua, te pareva. Ok, grazie. Vabbè, mentre andiamo di là, vediamo di travolgere qualcuno che così prendiamo le sfere utili. Perfetto. Ok, eccoci qua. Sì, dai, direi che siamo pronti ad andare in un altro mondo, vai. Incredibile, sei stato davvero veloce a trovare tanti tesori rubati. Salta su, ti porto nel mondo degli stregoni se sei pronto. Andiamo dagli stregoni. Mondo degli stregoni, purtroppo non ho completato le cose come volevo, ma di nuovo ci torneremo a tempo debito. Quello che voglio fare adesso è completare il gioco in modalità, diciamo, main, ok? Il più possibile. E terminarlo in live una volta che si è arrivati alla necessità di farlo, ok? Con tutta probabilità, adesso non mi ricordo esattamente, ma il gioco può essere finito in maniera abbastanza diretta, pur avendo lasciato in giro un po' di gemme, ok? Forse però non di draghi. Questo probabilmente non si può fare. Allora, nuovo mondo, mondo degli stregoni. Ah, ecco, già subito il tipo con l'uovo, vero? Vabbè, è scappato alla stragrande. Au! Aia! Che palle! Ok. Va bene. Ho preso un sacco di schiaffi senza motivo. Aspetta un attimo, dai che ce la faccio. Esatto, perfetto, bene. Me lo sono levato di torno molto velocemente. E la cosa mi rende molto felice. Ho già 6 uova. Credo di averli raccolti tutti, i tipi con l'uovo, ma non posso esserne sicuro al 100%. Cosmos. Benvenuto nel mondo degli stregoni.
Voglio che tu liberi i draghi, ci riporti il nostro tesoro e recuperi le uova da quei molesti ladri blu. Grazie, era un po' quello che avevo intenzione di fare in ogni caso. Ok, adesso aspetta, allineiamoci per bene, che così facciamo... Esatto, perfetto. Benissimo, preso tutto fino a qui, procediamo. Ah, un simpaticone lì. E quello? Che diavolo è? Sta prendendo per il culo fortissimo costui. Ok, bene, via. Aspetta che gli facciamo una sorpresina anche a quell'altro. E dai, vaffanculo. Ok, ritiralo giù. No, allora è fatto apposta. È fatto apposta. Devo fare il giro dall'altra parte decisamente, giusto? Va bene, allora, io andrei per gradi questa volta, non esplorerei tutto quanto, perché tanto bisognerà farlo in seguito comunque. Quindi, alla fine si perde meno tempo così. Adesso, crinale alpino. Andiamoci subito, va. Andiamoci subito, terminiamo il livello al meglio delle nostre possibilità, e poi continuiamo con l'esplorazione. Andiamo per gradi, così al momento che arriveremo alla mongolfiera, con tutta probabilità saremo riusciti a fare tutti quanti i livelli. Super giù, ok? Credo che sia un approccio decisamente migliore. Molto molto bene. Comunque sia, ragazzi, devo dire che stiamo andando bene. Alcune cose le abbiamo completate al 100% nella prima run, per così dire. Ad altre manca veramente poco, eccetera eccetera. Ok, bene. Crinale alpino. Oh oh, quel bestione gigante. Ah, ok, andato. Adesso però qui devo fare attenzione, se no cado di sotto. Esattamente. Vai. Perfetto. Aspetta, eccolo qua. Vaffanculo. Ok, beccato. Ok, ok. Qui non c'è niente. Qui ho preso tutto. Perfetto. Adesso andiamo di qua, che sicuro c'è. Infatti c'è. Ah, ok, ok. Dai, che diavolo. Guarda quanto odio. Bisognerà un pochettino parlare dei comandi di questo gioco, comunque, prima o poi, perché un po' la telecamera mi inizia a stare sulle palle. Già c'è stato un commento fin dalla prima puntata riguardo a questo e sono perfettamente d'accordo, la telecamera è veramente un po' un dito in culo. Ok, un drago intanto. Zane, telecamera è sempre stato un dito in culo, Spyro, non hai paura di questi enormi terrificanti bestioni rumorosi, vero? Certo che no. Ah, bene, lo sapevo. Ok. Ah, lì c'è anche una pecora, perfetto. Grazie. Perfetto. Bene. Ho ripreso la mia cara libellula. È scappato in una maniera... Vabbè. È divertente. Va bene. Ok. Andiamo. Oh, un'altra bella pecora. Mangia. Diventa blu. Brava. Ok. Ecco che abbiamo un altro drago. Eldrid.
grazie per avermi liberato. Che diavolo di rincoglionito è. Ok, vai. Wow. Chi è? Ah, un altro di questi, va bene. Fatto la fine che si merita. Adesso ho un'altra bella pecorella. Prendiamoci quello che dobbiamo prendere. Questi bestioni brutti. Perfetto. Allora, qui è finito, vero? Sì. Perfetto. Ciao. Benissimo. Sto lasciando indietro qualcosa? Aspetta, ma lì effettivamente c'è una grotta. Ehi, perché non l'hai presa quella di prima? Ok, bravo. Oh, è questo? Ok. Tante belle gemme. E una vita. Benissimo. Un po' ne ho usate ultimamente, quindi... Bene, bene, bene così. Ah, che bello. Vai a casa... probabilmente c'è un sacco di altra roba. Prendiamo il drago. Zander. Ottimo lavoro, Spyro! Se continui così, imparerai tutti i trucchi del mondo degli stregoni! Grazie. Ok. Uno, due. E... oddio. Non so... guarda lì! Attenzione! Ok, allora, vabbè, prima di tutto qua. E quella piattaforma dov'è che arriva? Ah, mi fa ricominciare dall'inizio. Oddio, quasi quasi sarebbe il caso. No, non è il caso, perché comunque ho esplorato abbastanza bene. Ora, io vorrei planare fino a... Ah, fammi un po' capire. Allora, fino a là ci dovrei arrivare. Yes, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Perfetto, ma un altro con l'uovo? Morca miseria. Ok, prendiamo quest'altro drago. Kelvin. Non dimenticare che questi ladri blu hanno rubato uova anche fuori dal mondo degli stregoni. Non preoccuparti, ci penso io. Trovati tutti i draghi, benissimo. Mamma mia, questo. Questo sarà un po' più complicato da sconfiggere, mi sa. Ah, cavolo, 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 cavolo. Vabbè. Questo sarà più complicato, sì. Sarà un po' più complicato, decisamente. Fanculo. Va bene, allora. Vediamo di fare questo intanto. Raccogliamo tutto quello che dobbiamo raccogliere con la calma, che così siamo liberi, ok? E riuscirò a correre in maniera più libera possibile. No, questo non riesco a fregarlo col mio solito trucchetto. Purtroppo, purtroppo no. Porca miseria, e questo come faccio a beccarlo? Non sarà facile affatto, sapete? Porca miseria. È veramente veloce il malefico.
Beccato. Perfetto. E sono 7 uova. Quindi, allo stato attuale delle cose... Wow, ok. Non è che quando esplode mi fa scoppiare? Eh sì, mi fa scoppiare. Maledizione, maledizione. Sono cascato male in acqua. Avrei dovuto fare diversamente. Già. Vabbè. Comunque sia, quello che ho preso viene sempre ripreso. Ok, cioè, quello che ho preso si mantiene, non devo riprenderlo. In realtà, quello però ancora lo devo far scoppiare. E va bene. Allora, si fa così probabilmente. Ok. Ok, però questa... ecco, mi sono fottuto. Allora, certo che... allora, effettivamente la telecamera è un dito in culo. È un dito in culo forte. Ma forte forte. Già. E lo era fin dallo Spyro originale. Bene, e mi sono mangiato 2 vite così. Allora, vediamo di fare velocemente... purtroppo, vedi, te la devi rigirare un po' per metterti a tuo agio, perché sennò veramente va a finire molto male. Ok, 10. Ci manca quella... la gemma che era qui, ma... cioè, sì. Eccola qua. Ok, ora speravo di avere... 444 su 500. Mancano ancora delle cose. Mancano delle cose come qua. Ma tipo tante, manco poche. Non poche. C'è una parte di questo livello che ancora non ho esplorato. Una parte bella grossa. Ah, tu vabbè, probabilmente... sì, mi darai niente, vero? Sì, va bene. Allora, io farei soltanto un attimo mente locale e vediamo un po' che cosa succede. Da qui posso andare a casa. Allora, da qui io l'ultima volta sono uscito dalla... ho saltato. E... vabbè. Allora, io direi una cosa. Facciamocelo un altro giretto, dai. Facciamocelo un altro giretto perché forse io già lì vedo una gemma. E vedo dei nemici che non so se ho già sconfitto in precedenza, però una gemma la vedo sicuramente. Ok? Quindi, diamo un'occhiata molto più attenta di quanto abbiamo fatto in precedenza. Guarda là! Guarda là! Guarda là! Mi sa che è frutto di disattenzione pura questa qui, eh? Questa cosa. Ok. Per esempio c'è una gemma lassù. Non ho idea di come la raggiungerò. Ecco. Guarda quanta roba mi è scappata. Non poca, non poca. Oh. Ecco, questa gemma mi è scappata proprio in maniera imperdonabile. Cioè, era qui. Ok. Quelli là andranno affrontati in seguito. Ok, qui siamo dove eravamo prima. In questa parte qui. Però allora, come diavolo ci si arriva da quell'altra parte? Qui ho già fatto. Magari c'è qualcos'altro qui. Però penso di no, infatti no. Ok. E niente. Vai a casa. Questa cosa comunque non riesco a capirla fino in fondo. Rifacciamo un attimino un giro, perché porca miseria, in lontananza vedevo delle cose. Ecco, lì per esempio. Perché diavolo non riesco a trovare il modo di andarci? Magari da qui? Saltando da qui?
Sarà il punto giusto? Ma non ne vedo altri. Dovrei farcela. Bene. E tu? Che cosa diavolo? Che mago sei? Vabbè. Comunque sì, c'era tutta una zona qua che avevo completamente ignorato proprio. Oh. Au. Ai ai ai. Ma quei simpaticoni si divertono a togliere le scale, vero? Ok, bene. Allora, qua c'era una pecora, se ben mi ricordo. Bene, mangiatela. Perfetto. Benissimo. Porca miseria. Non mi dire che ancora... No, ne manca una. L'ho sicuramente lasciata in un angoletto sperduto da qualche parte che non ho idea di dove sia. Ah, porca miseria. Questa è una di quelle situazioni veramente fastidiose. Porca miseria maledetta. Dove diavolo sarà? Già, in questi casi purtroppo ci si può fare ben poco. Non ho idea di dove sia. Vabbè, proseguiamo verso l'uscita e vediamo un po' se ho la fortuna di ritrovarla, ma ne dubito fortemente, purtroppo. Ok. Beh, sì. Non vedo davvero altro. Porca miseria, una ne manca. Che brutta faccenda. Chissà dove diavolo è. Magari in un angoletto sperduto oppure da qualche parte che io assolutamente non so. Oppure me la sono scordata in bella vista come è già successo prima. E vabbè ragazzi, in ogni caso non è il momento di farlo adesso. Ok? Rode un po', però meglio farla in un secondo momento questa cosa. Ritorniamo a Stregoni e proseguiamo con l'esplorazione e con i livelli. Ok, crinale alpino, finito. Adesso tutti questi. Grazie, Questi simpaticoni. Perfetto. Ok, e qui non ci sono mai venuto. Oddio, il tipo con l'uovo un'altra volta. Quanti diavolo sono? Oh, l'acqua mi fa così male, porca miseria. Torniamo qua. Ah. Guarda, la telecamera è veramente un dito in culo, sì, decisamente. Intanto, vabbè, mi stavo perdendo queste. Questo gira in tondo alla stragrande così, vero? Porco Giuda! Oddio! Oh! Che palle, non riesco a beccarlo. Mamma mia la telecamera però. Che palle.
Dai, pensavo di averlo beccato. No. No, 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 non di qua, non di qua. Dio, ragazzi, che stress sta... Oh, beccato, bastardo. Bene, 8 uova, benissimo. Au. Senti come ride quello. Ora lo faccio ridere io. Ok. Ridi, ridi. Tu sei quello di prima. Perfetto. Tu, pecorella, mi servi. Poi qui c'è una sorta di turbo. Allora, caverne sospese. Va bene. Andiamo un po', vediamo. E pigliamo il drago Zantor. Quando vedi delle frecce così, carica seguendone la direzione per una supercarica. Supercarica? Ottimo! Avanti, provaci! Ok. Vabbè, effettivamente sono curioso. Esatto, perfetto, immaginavo una cosa del genere. Qua dove si va? Ah, si va a un'altra... a un altro livello, vabbè. Ok, intanto facciamo caverne sospese, ragazzi. Bene, ripeto, sono abbastanza contento di come stanno andando le cose. Certo, in alcuni momenti rode un po', effettivamente. Però, dai, non mi posso neanche eccessivamente lamentare. Sta andando abbastanza bene. Dai, caricamenti, però. Sono troppo abituato al PC. È la miseria, che Top Gun. Allora, i bei maghi. Che diavolo. E questo? Che gli faccio io questo? Oh! Au! Che gli faccio? Non posso sconfiggere nessuno dei due modi. Come... come dovrei fare? Guarda, sono morto male. Sì, va bene. D'accordo, d'accordo. Dai, 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 procediamo. Rifacciamo tutto, tutto da capo. Procediamo di qua prima, va. Che simpaticoni questi, eh. Perfetto. Come si diverte questa a generare i tornadi. Drago Cyrus. Prego, fai qualcosa per quei biechi druidi. Insistono nel voler spostare tutto. Sì. Non sarà semplicissimo, temo. Però aspetta, prima di tutto qua c'è una piattaforma. E facciamola subito, prima di scordarcela. Benissimo, così possiamo ritornare qui sotto, risalire. Qua devo stare attento. Mm.
Tanti belli scrigni. C'è qualcos'altro? Sembrerebbe di no. Allora perché ci sono queste piattaforme qui? Beh, qualcosa dovrebbero contenere, invece no? Così a caso? Vabbè. D'accordo. Che cosa sono quelli? Perfetto. E un bel drago. Ajax. Quell'altro come si chiama? Milan. Odio quegli insetti. Quando diventerò grande e forte come te, li schiaccerò tutti. Fino ad allora ricorda che la supercarica ti rende invincibile. Ok. Oh, ho capito. Ho capito come li devo sconfiggere, ok. E quelli mo? Ciao. Ciao, ciao. Aspetta, continuiamo un attimo a esplorare che ce n'è ancora di cose da vedere. Guarda qua. Un sacco di gemme. Qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Oddio, però... Aspetta. Ok, ok. Ci arrivo, perfetto. Ok, e adesso però? Malefico, guarda, il primo giro lo faccio lento per capire il suo pattern di movimento e per prendermi tutte le gemme e le cose. Così poi non ci devo pensare più. E se no mi distraggono, c'ho sempre la tentazione di prenderle e... Ok. Ciao. Ciao, porca miseria, qua non riesco manco a prendere il vantaggio che vorrei. Ah, c'ero quasi. No, così a lungo, Fe. Non va assolutamente bene. E dai, l'ho mancato per pochissimo, vaffanculo. Mannaggia sta telecamera che è veramente un qualcosa di micidiale, eh. Comunque, ecco, vaffanculo. Oh, beccato, bastardo. Va bene, e adesso però? Come ritorno? Forse c'è all'interno di questo percorso un qualcosa che non ho visto. Tipo un punto in cui si può andare via. Ne dubito fortemente, però magari. Ah, magari si può fare da qui? Oppure devo tipo morire per poter... Dove vado? Come faccio? Non... Ecco, vabbè, ho risolto il problema sbagliando così. Ci sono le fatine. Bene. Ok, allora, c'è una cosa che devo studiare prima, per così dire. Il percorso da fare. Con la supercarica. Ok, questi insettacci malefici li posso distruggere con la supercarica, bene. Me lo stavo chiedendo, infatti, come diavolo potevo fare a...
Mettiamoli tutti e due. Bam. Ok. No, no. Vabbè. Troppo tardi. Via, 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 via. Ok. Qui li ho sfasciati. Ok, manca solo l'ultimo, vero? Però purtroppo ci devo arrivare con la supercarica fin da là. Un bel casino. Un gran bel casino. Intanto ripuliamo. Ecco, porca miseria. Aia. Che miseria, porca miseria. Via, 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 via. Via, 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 via. Madonna, ma quanti sono? Ciao, simpatica. Tu che fai? Dove mi porti? Oh! Grande! Vaffanculo. Ok. Ok. Questa c'ho la super fiammata, quella incredibile. Ok. Grande, 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 grande. Benissimo. Va bene, l'ho usata per... per questo. Forse la posso riutilizzare. Bene. Ho visto la supercarica e ho visto anche la superfiammata. Il che vuol dire che da lei ci posso tipo tornare. Dammi un altro bacetto, grazie. Io. Corri. Corri, corri, corri. Dai, dove diavolo è? E vai al diavolo. Di tutto mi sono mezzo perso. No, è lì. No, vabbè, lì ci devo arrivare con la supercarica. Non è pensabile arrivarci con qualcos'altro. Temo. Vabbè, se non altro. Qui ho preso tutto, il che vuol dire che posso tornare qui. Ecco, grazie. Bene, sì, perché la libellula era verde. Ok, perfetto. Allora, altra supercarica e vediamo di beccarlo, quell'insettaccio malefico. Dai, ma no, l'ho mancato, l'ho mancato, l'ho mancato, l'ho mancato, vaffanculo. Ecco, grazie, vai al diavolo. Che nervoso. Ci devo arrivare per forza con la supercarica. La fiammata non è sufficiente. Cioè, non arrivo con abbastanza carica. Devo arrivarci per forza con la supercarica che non termina, a meno che io non vada a sbattere. Però purtroppo, il che vuol dire che devo fare così. Ed è una rottura di palle, perché di fatto... Oh, bene. Benissimo. E gli insettacci sono morti tutti. Adesso però... Io ho cominciato da qui. E... Oh, 360 su 500 e 2 draghi su 3. Ma davvero? Ma stai dicendo sul serio? E io che pensavo di aver fatto gran parte del livello. Madonna. Quanta roba manca. Vabbè. Benissimo, vabbè. Ho ripristinato la libellula, se non altro. Adesso questi maledettissimi druidi non ci sono più, quindi qui ci posso andare con una certa tranquillità. Però l'interrogativo rimane. Dove diavolo è la zona, una zona così ampia con cose che mancano? Aspetta. Oh, eccola qua. Beh, effettivamente c'era anche apparecchia roba. Vai col drago. Cedric. Prova a combinare la supercarica con salti e planate e potrai esplorare bene le caverne sospese.
Forse ho capito. Il che vuol dire che con la cioè devo usare la supercarica per arrivare in punti cui prima non potevo arrivare. Ok. Forse ho capito. E forse ci vorrei quasi provare. Però oddio, forse è il caso di farlo un'altra volta. Vabbè, tanto ci dovremo tornare. Anzi no, aspetta, ho deciso. Dai, siamo proprio qui. No, 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 non ci arrivo. Ok, sì, ci arrivo. Allora, dovrei praticamente da qui saltare lì, vero? Proviamoci. Proviamoci, dai, sono qua, facciamola. Grande, grande, grande. Ok. Oh no, di nuovo tu. Dai, vaffanculo. Guarda, questa cosa sarà brutale, temo. Ok, posto. Bene. No, non è stata brutale per niente. Ok, non sono tutte, vero? Assolutamente no. Assolutamente no, perché effettivamente... Ok, grande, ce l'ho fatta. E infatti l'avevo vista io. Yes! 500 su 500, totale. Totalissimo proprio. Ora voglio davvero sperare che... Oh, grandi fatine care. Figata. Figata. Quindi ritorniamo dove eravamo. Ok, perfetto. Possiamo andare a casa molto più soddisfatti di prima, perché questo livello completato al 100%. Benissimo. Benissimo, benissimo, benissimo. Beh, sì, posso ritenermi soddisfatto, c'è da dirlo. C'è da dirlo. Qui a Stregoni... oddio, ho finito a esplorare a Stregoni? No, 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 no. Ne avevo visto già un altro di posto in cui dovevo andare. Caverne sospese, ok, ok. E da quell'altra parte probabilmente c'era un sacco di altra roba. Comunque, ragazzi, io direi di fermarci qua. Per oggi abbiamo fatto davvero molto. Ci vediamo alla prossima puntata. Finiremo probabilmente questo mondo di Stregoni. E sono curioso però di vedere... il completamento del gioco in totale. Ah, 34%. Vabbè, vabbè, vabbè. Non è poi... Ok. Volo notturno 60%. Non bene. Va bene, mondo degli artigiani qua. Guarda, qua ci manca un drago a Collina Pietrosa. Ci devo è una delle prime cose che devo fare quando ci ritorno. Assolutamente. Assolutamente. Va bene ragazzi, io direi quindi che per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale e la playlist completa della serie. D'accordo ragazzi? A presto.